Allora, sul mercato osserva questo al consiglio di dipartimento, consiglio di qualità dal quale sono scappato. Poi è arrivato in studio, ho trovato una bella novità che riguarda la regione Puglia e la decisione da ieri a oggi di firmare un accordo con l'amministrazione della regione con un'azienda famosa di software proprietario. Allora l'ufficio stampa dell'associazione software libero mi ha preparato un comunicato stampa che ho dovuto rileggere e mandare ai giornali. Ok, capita anche questo nella vita. È curioso che una cosa del genere venga data in comunicazione ieri per una cosa che doveva essere firmata oggi. Sembra quasi che meno occorresse parlarne poco. Curioso questo. Allora, perché sono venuto alla pagina del corso? Per farvi vedere che sbaglio finestra, che se andate nella pagina lucidi, in fondo, che avevo già detto, c'è questo che contiene gli esercizi e gli esempi. Quindi adesso noi andiamo qua, poi quindi rimandiamo a mercoledì prossimo la presentazione della macchina. Andiamo avanti con le system call disponibili per domande, se no vado avanti. Allora, WebBid serve per attendere il cambiamento di stato di un processo. È differente dalla wait, perché con la WebBid voi avete due opzioni in più. La wait è quella storica, la WebBid è più moderna. Uno è l'indicazione del piede, quindi potete aspettare specificatamente un processo, però potete anche dire meno uno e dire va bene qualsiasi processo. E se mettete piedi uguale
a zero si sarà, vedremo il concetto di process group, cioè gruppo dei processi, e compiere uguale a zero attende la terminazione di un qualsiasi figlio che appartiene allo stesso gruppo. Se no, se mettete un numero negativo minore di meno 1, vuol dire che volete attendere il gruppo di processi che ha quel numero, quell'identificativo lì indicato. C'è un'opzione no hang che può servire per fare polling, perché se noi mettete l'opzione no hang, vuol dire no hang up in, vuol dire riagganciare, ok? Hang up si intende, viene il termine telefonico, riagganciare il ricevitore. Non riaggancia, cioè non si blocca, non rimane appeso, diciamo così, e quindi se non ci sono figli da attendere, torna immediatamente con un codice d'errore. Però, come vedete, questa system call sostituisce la wait, se voi la chiamate con wait meno 1 lo status e 0 come opzioni è la wait. Quindi nei nuovi sistemi si tende a implementare questo, e la wait non è altro che una macro che richiama questa. Vediamo. Adesso abbiamo fork 2 e lo possiamo guardare, mentre l'altro con la finestra di fianco. Vi dico anche con curiosità che la vita non si è fermata lì. Chissà se ce l'ho. Se sono inventate la wait 3 e la wait 4, non sapevano prima c'era wait pin, poi non sapeva più che nome dare, l'hanno ricominciato a contare. La wait 3 assomiglia alla wait e la wait 4 alla wait pin, ma come vedete c'è un campo in più che si chiama R-usage, resource usage, e serve se volete eseguire un processo e alla terminazione avere la contabilità delle risorse che ha usato il processo. È utile se volete fare benchmark. Ok, questo era per farvi vedere le novità, e adesso andiamo a vedere il programma d'esempio for 2. Allora, fun fork, il figlio crea dei nipoti. Il primo nipote, il padre del primo nipote è Terra, il secondo il figlio termina dopo aver generato il nipote, mentre invece il nipote attende 2 secondi e poi dice: sono il secondo figlio, mio padre è questo, e dice l'identificativo del figlio e termina. Poi aspetta la termine del primo figlio, e ovviamente questo viene subito soddisfatto, perché come vedete lassù il primo figlio fa bene un nipote e poi termina immediatamente. Allora guardiamo. Perché vediamo se è stato definito questo assist. Lo faccio.
punto tranquillo da a per farlo funzionare adesso chiamo un barbatrucco. Have done for a message. Adesso ci serve solo questo, quindi app wish source, non so dove sia, adesso faccio if 0 and if, e poi faccio shop define since con Pietro, tanto la stessa sintassi, o no? Ciao, ciao, no, che per Pietro. Ok, e a questo punto no, voglio andare tutto. Ok, non sono tolto perché a punto out che lo fa? Dot slash dot mesh avete notato? Il figlio, il padre genera il figlio genera un nipote, il nipote attende 2 secondi, ma nel frattempo il padre termina, il nonno aveva una white pill che viene soddisfatta e esce. Quindi l'effetto del, di quello che vedete da terminale è che quando lo lanciate a punto out torna subito, ma non è finita l'esecuzione, il nipote continua a vivere. Perché? Perché è stato ereditato dal processo 1 in quanto orfano. E il processo 1, vi ricordo, è Amy, quello che è il genitore di tutti i processi. Ok. Exec serve per eseguire un programma. Eseguire un programma in Unix non significa creare un processo, lo si crea con un fork e poi quando si vuole fare il caricamento di un programma si chiama l'exec. Esistono 6 versioni di exec, ma una sola è la system call. Potremmo fare il concorso e indovinare qual è, no? Cosa cambia tra le varie versioni? Cambia da viene gestita la variabile nativa, no? Se viene cercato attraverso la variabile path o no? E l'altro che cos'è? Vediamole. Sono queste. E come passate gli argomenti? Allora, tutte le volte che avete gli argomenti passati come vettori di stringhe, avete l'exec v. Tutte le volte che invece avete i parametri, gli argomenti passati esplicitamente uno dopo l'altro come tanti parametri, avete l'exec senza la V. Se volete che l'eseguibile che lì specificato venga cercato in giro per il file system seguendo le indicazioni della variabile environment path, cioè se voi scrivete ls viene cercato, c'è in bin ls, c'è in user bin ls e così via, usate la chiamata con la p. Se paper sta per path, se invece volete dare il nome di un file, volete che venga eseguito quello e che non venga tenuto in considerazione il path, fate la chiamata senza la p. Ok?
Se voi volete che l'environment è quella quell'ambiente amber, questo vedete è un insieme di stringhe che contengono nome uguale valore. Quindi per esempio dice che la stampante che io di solito adopero è tango. Quello è la sopra le varie cose, vedete il mio path, che è l'ordine in cui vengono cercati i file, gli eseguibili per me. Qual è il mio input e così via. Allora, se volete che venga ereditato l'environment del padre, usate la chiamata senza la E. Se invece volete specificare esplicitamente l'environment che volete dare al figlio, chiamate quello con la E, perché la E vi mette il parametro in più che è un vettore di stringhe e sono queste costanti. Per le domande che dovrebbero essere spontanee, perché uno dovrebbe togliersi delle funzionalità? Se cerca nel path, perché devo voler, in fondo se uso la chiamata con la P e poi uso la chiamata con la P e poi invece specifico un file esplicitamente, funziona. Oppure ho la chiamata con che eredita l'environment, beh, casomai dopo lo cancello, perché ne ho bisogno? Sono problemi di sicurezza, perché se voi eseguite qualcosa con la P, potete eseguire il comando PROC, e voi ipotizzate che PROC sia un file della directory corrente, ok? Invece usate la chiamata con la P. Qualcuno subdolamente, se riesce a cancellare il vostro PROC nella directory corrente, può farvi eseguire un altro PROC che mette a date dove andate a cercare per farvi fare ciò che non volete fare, no? Quindi se state scrivendo qualcosa che sia setUserIDB con setUserID, cioè deve essere eseguito con dei permessi pericolosi, non si usano quelli con la P, non si usano quelli, o meglio, si usa sempre quello con la E annullando gli environment, perché anche mettendo ad arte l'environment per il processo figlio si può cambiare le carte in tavola, per esempio cambiando il path. Quindi, e infatti l'unica system call tra queste sei è l'execve è l'unica system call. Le altre sono delle funzioni di libreria che fanno delle trasformazioni e poi chiamano l'execve. Questa è la tabella riassuntiva. Sarete il path name, prima colonna, non avete il suffisso P. Sarete invece il file name, quindi volete la ricerca attraverso il path, avete il suffisso P. Sarete la lista degli argomenti, avete il suffisso L. Se invece avete gli argomenti come vettore, avete il suffisso V. Poi se avete il vettore di environment, il suffisso E. Quindi sono anche facili da ricordare, perché basta ricordarsi l'acronimo. Execute, cosa eredita? Prima abbiamo fatto lo schema del fork, cosa eredita fork e che cosa no. Exec eredita il process ID e il file process ID. Quando voi fate un exec, l'identità del processo non cambia, quindi se aveva quell'identificatore ed era stato generato da quel processo padre, rimane UID e GID. Se non ci sono setUserID, rimangono.
o meglio, i real rimangono sempre. Quello supplementare, che vi ricordo è quello che serve per poter tornare indietro. Il process group, la sessione terminale di controllo, la directory corrente. Se quando avete fatto l'exec e arrivate una certa directory come corrente, rimane la directory root, la maschera di creazione dei file, che vi ricordo essere quella maschera che indica quali bit devono essere spenti di default quando si crea un file per sicurezza. I lock, la maschera dei segnali, quindi quali sono bloccati o no, i segnali in attesa. Quindi se voi avete un segnale in attesa, fate l'exec. Attenzione, il gestore non c'è più, ma il segnale in attesa sì, perché il gestore faceva parte del codice che era in memoria. L'exec sostituisce tutto il codice in memoria. Quindi il gestore non c'è più, il segnale in attesa sì. Cosa non viene ereditato dall'exec? L'effective user ID e l'effective group ID se c'è il set user ID. I file aperti, anche questi normalmente vengono ereditati a meno che non siano stati aperti con la flag close on exec, c'è una flag quando li aprite, e in tal caso vengono chiusi. Andiamo a vedere echo all, eccolo qua. Allora, echo all. Vedete, è come l'eco, quello della scella, ma in più di farvi vedere tutti gli argomenti, vi fa vedere tutto l'environment. Anzi, per farlo vedere meglio, qua ci mettiamo env. Ecco quello che si trova in maiuscola. Exec 1. Come fa Exec 1? Allora, fa fork, poi fa exec LE, ma a questo punto dobbiamo fare punto notate l'exec L, questo è il file. E poi dovete mettere l'arq, questo è l'arq di 0. L'arq di 0 non coincide per forza col file. Normalmente viene messo uguale al nome del file, ma decidete voi. Voi potete fare dei programmi che hanno arq di 0 differente dal nome del programma. Decidete con l'exec. Arq di 0, arq di 1, arq di 2, e come va? Tutta questa è infinit, che vedete è a 3, 2 se volete, terzo il terminatore, entry. Anche gli argomenti dovete terminarli con un argomento nullo, per dire qui finisco gli argomenti, perché sennò non saprebbe quanti sono. Poi si attende e si adesso cosa fa? Non si esce, fa un secondo fork. Stavolta fa exec lp, sono un argomento, e questo fallirà perché il punto non è nel path, ok? Vediamo,
bravo. Allora, echo all, lo facciamo, meno o. Ha fatto la prima esecuzione, poi vedete che l'ha scritto di fianco a prompt, exactly pip error. Perché no? Se adesso metto export path uguale dollar path due punti punto, quindi assegna path quello che era prima il valore di path e in fondo aggiungi due punti punto. Quindi adesso che faccio echo dollar path, vedete che in fondo ho aggiunto punto che prima non c'era. Allora, prima cambiamo un attimo il codice della dell'exec 1, perché mettiamo dopo questa, prima dell'exec 0, un white feed di nuovo, perché sennò mi esce subito e rimani e torniamo a eseguire questo. Allora, vi faccio reset, tutto per questo. Allora, appuntati comincia qua. Questo è il risultato della prima esecuzione fatta con exec, come era la prima? Exec LE, questo prima. E poi exec, mi pare fosse un LP, sì, un LP. Quindi mi ha ereditato l'environment, infatti vedete di seguito tutto il mio environment, però l'ha cercato con il path. Ok, io non ho messo non ho messo il path dell'eseguibile, ho messo solo l'indicazione del nome file e me l'ha cercato, me l'ha trovato nella directory locale, perché appunto se io nel secondo qua avessi messo l'equal avessi messo echo, vedete che questo che mi stampa only one arg è l'echo del sistema, è l'echo di Bing, perché me l'ho chiesto di eseguire echo e mi ha cercato secondo il cammino di ricerca, l'ha trovato che scriveva Echo. System deprecata, anzi di più. System è una chiamata che a molti sembra la panacea, perché devo starmi imparare tante cose, basta solo che io prenda il comando che voglio lanciare, lo metto dentro le virgolette, chiamo system questa cosa qua e quello parte. Peccato che per far questo venga caricato un'intera shell con tutto il carico del sistema e la pericolosità che una shell attiva prevede. Quindi l'idea di usare il system, se per caso vi dovesse venire, va eliminata. Set user ID e set user ID cambiano l'utente reale ed effettivo o il gruppo reale ed effettivo
del processo corrente. È ovvio che questa chiamata, la SET2D, è vietata. La può fare, non vietata a voi, questa la potete usare tutte le volte che volete per scrivere codice, ma non la potete usare come utente. Non è che un utente dice adesso mi basta scrivere un assistant call e divento root. No, non funziona. E, però root lo può fare. Per esempio, quando voi vi fate, date login e password, quella programma che si chiama GetUI, che prende la vostra password, fa tutta l'autenticazione e controllo. Se riconosce che veramente avete i diritti di entrare, prima di lanciare la shell chiama esattamente questa per cambiare l'utente, diventa voi, e a quel punto lancia la shell. Tra l'altro è a senso unico, senza ritorno. Se root o l'utente che ha la capability la capability di cambiare gli utenti passa dall'utente A all'utente B che non è privilegiato, a quel punto non è più possibile chiamare la funzione. Ecco, c'è un'eccezione a questo. Se avete un processo che è set user ID, quindi avete in mente me, la volta scorsa che abbiamo visto il processo, il programma che si chiama password per cambiare la password, che aveva il bit acceso, quindi quando lo eseguite diventate root, all'interno di quel programma potete fare set user ID per diventare l'utente, di nuovo l'utente che vi ha lanciato, e potete tornare a diventare dopo root. E uno dice, perché vi interessa? Perché quando scrivete il programma che cambia le password dovete talvolta accedere ai dati ai quali ha accesso solo root, talvolta per esempio per guardare un file di configurazione guardare ai file dell'utente. Allora, quando guardate i file dell'utente non dovete farli con le prerogative dei root, perché l'utente potrebbe fare il furbo e dire io vorrei cambiare la password, ma il mio file di configurazione è là in home faculty Renzo qualcosa, e facendo così, essendo root, potrebbe andare a leggere dei file che voi non potreste leggere. E invece se il programma, quando deve accedere a dei file dell'utente, ridiventa l'utente, quando fa la open gli viene dato sì o no, perché in quel momento agisce come l'utente. Poi può tornare indietro se deve agire. Se non ci fosse questo, bisognerebbe fare tutti i controlli a mano. Cioè, quando avete un programma set user ID, bisognerebbe andare a prendere i dati del file e dire questo è proprietà dell'utente X, quello che mi ha chiamato è l'utente Y, quindi dovreste rifare i conti che di solito fa il kernel. È inutile, si fa in modo, si ridiventa per un attimo l'utente che ha lanciato il programma e ci pensa il kernel che è il suo mestiere. Quando fate una fork siete in programmazione concorrente, quindi processo, non potete mai fare delle assunzioni quando avete fatto una fork. Chi si sbloccherà per primo, padre o figlio? A quel punto, nel momento in cui avete fatto la fork, i due processi che si vengono a creare sono in competizione. Se volete delle sincronizzazioni dovete farle esplicite. Vediamo questo port 2.3 che è senso è.
Allora, facciamo il primo fork, facciamo il secondo fork ancora una volta. Questo mi pare che lo funzionerebbe per la sì, è quello precedente, è quello lì, cioè. Noi abbiamo messo una slip da 2 secondi. Per dire aspettiamo abbastanza perché il padre termini, ma è sbagliato un programma del genere. È vero che 2 secondi per la macchina sono lunghi, ma nessuno ci garantisce realmente che il padre non aspetti più di 2 secondi per terminare. Ok? Se noi vogliamo aspettare, per qualche motivo, vogliamo aspettare di essere certi di esserci staccati dal padre. Ok? Un meccanismo può essere quello di fare polling, cioè uno rimane e dice l'identificativo di mio padre è ancora un numero più alto da 0 e meno 1, quando diventa è 1, scusate, quando diventa 1 vuol dire che il padre è terminato. Nell'uno o nell'altro il padre è usato dei meccanismi di sincronizzazione più potenti. Sì, bellino questo. Fuori un carattere alla volta, quella set buff fa in modo che venga fatta effettivamente una write system call per ogni carattere, e a questo punto, quindi non è bastardizzato, a questo punto che faccio out, notate che è venuto out from file output. Ecco, è cambiato tutto, perché è un'altra esecuzione e altro interleaving. Vabbè, dipende, ci sono dei casi più frequenti. Notate che se lo fate con un dual core è molto più originale che se lo fate con una macchina monoprocessore, perché il dual core fa veramente parallelismo. Quindi questo vi fa vedere che i due sono in competizione, veramente, cioè è quello che vi dicevo, che non c'è una concorrenza. Selezione dei file. Un file per essere usato deve essere aperto, e questo l'abbiamo già visto, l'idea di descrittore, l'idea... L'abbiamo visto con la libreria, adesso guardiamo come il kernel delle file. L'operazione open trova il file, copia in memoria le informazioni del file. Quando avete un file aperto,
le informazioni relative al file vengono copiate in memoria. Perché? Perché informazioni come la lunghezza del file, se tutte le volte che voi ampliate di pochi caratteri l'ampiezza del file occorresse veramente scrivere il record di informazioni del file, per ogni write ne dovete fare due, una per scrivere i dati e una per aggiornare l'indice. Invece, mentre il file è aperto, vengono bufferizzate queste informazioni, beh, c'è una cache in memoria. Ogni file è rappresentato, è individuato da un intero non negativo. Esistono tre file standard che sono 0, 1 e 2. 0 è lo standard input, 1 è lo standard output, 2 è lo standard error. La close rende disponibili i descrittori per poterli utilizzare. Il file descriptor nell'intero si crea fra le altre cose con open. Se il descrittore è negativo vuol dire che non è uscito dal primo file, potete usare chiamate come read, write e alla fine usate close. Lo stesso file può essere aperto più volte dallo stesso processo. Se avete un file etc password OPD, potete avere lo stesso file aperto con più descrittori. Vuol dire che potete accedere su quel file con più descrittori e con ogni descrittore potete accedere in posizione diversa. Open vedete che è una funzione a numero variabile di parametri, in realtà ne ha due o tre. Il primo parametro è il file che volete aprire, il secondo parametro indica come lo volete aprire, quindi vedete che è un integer ma dovete mettere delle tag, delle maschere. E il terzo che c'è solo se il secondo prevede o create, quindi se si prevede la possibilità di creare il file. Il terzo parametro sono i permessi da dare al file appena creato. I valori delle flag possono essere read only, write only o read write, cioè solo in input, solo in output o input output. Poi però ce ne sono delle altre. O append significa in append mode. Prima di scrivere in maniera atomica ci si posiziona alla fine del file. Quindi anche se più processi aprono lo stesso file in modalità append, vengono accodate le scritture di tutti i processi. Ho creato, appunto, se non lo mettete e il file non lo mettete, il file non esiste, la open mi dà errore, perché se non mettete ho creato vuol dire che volete aprire un file esistente. Lì c'è un errore, extra, c'è una E di troppo, esclusivo, quindi non si scrive exclusive, ma è exclusive. È ancora più forte, non solo volete crearlo, ma viceversa, se esiste già volete un errore. O trunk, se aprite un file esistente, normalmente, questo file mantiene i suoi dati. O trunk dice, se apro un file esistente, cancella i dati, quindi ritorna vuoto. Non block, di solito non si specifica per i file del file system, ma voi, spero di avervi già detto, se no ve lo dico ora, che Unix ha fra le sue regole quello di essere file system centrico. Usa come meccanismo di naming, per dare nomi alle cose, usa il file system. Così vedremo che entità di comunicazione, come name pipe, socket, vengono
trovati, hanno un nome grazie a un finto file su file system che serve per dare il nome. I device, per accedere ai device si usano dei finti file, dei file di tipo speciale che non servono altro che per dare un nome ai device. Per questi pseudo file potete aprire questi pseudo file con la modalità non block. Cosa significa non block? Che se provate a fare una read e non ci sono i dati a disposizione, non è bloccata. Praticamente il method passing completamente asincrono, per dirla come l'abbiamo detta nella parte teorica. Di solito, se voi avete un canale di comunicazione, un device, e non sono disponibili i dati e fate una read, si blocca aspettando i dati. In questo caso non si blocca, vi ritorna meno 1 la read e vi dice non ci sono dati. Sync è un'altra cosa più relativa ai device, si chiede la scrittura sincrona, quindi non si vogliono cache nel mezzo, quando si fa scrittura si fa scrittura. Va bene, se si specifica ho creato, appunto ci vuole il terzo parametro. C'è una maschera che fa vedere se il file è solo scrittura, lettura o read-write. Create, anche questa è una system call obsoleta, viene mantenuta per motivi storici, ma la chiamata una volta all'inizio, se volete questo è stato un errore di progettazione, c'erano due system call distinte, una per aprire i file esistenti, open, una per creare i file che non esistevano, create. Quindi ogni apertura di file era un balletto. Vado a vedere se esiste, se mi dà errore il fatto dell'esistenza allora lo creo. Adesso c'è la open che fa tutto, la create non statela neanche imparare, se la vedete pensate che equivale a apertura in solo scrittura che crea i file e se i file esistono li tronca, ok? Questa è la create. Infatti anche questa è un'altra di quelle system call che spesso oggi vengono implementate come macro e si implementa solo la open. Close ovviamente chiude il file, ritorna meno 1 solo se chiudete un file è chiuso praticamente, e quando il processo termina tutti i file vengono chiusi automaticamente. Ogni file ha associato una posizione, le operazioni read write spostano questa posizione e quando viene aperto viene posizionato a 0, a meno che non abbiate la O append, in quel caso va sempre in fondo. Ecco, questa è la chiamata per posizionare, per andare in accesso random, in accesso diretto al file, per poter posizionarvi nel punto dove volete per fare le operazioni. Si chiama lseek. Notate per cortesia quella off underscore t, quello è il tipo degli offset su file. Ecco, su questo già ci possono essere dei forti problemi di portabilità se non usato, perché off t oggi vuol dire interi a 32 o 64 bit a seconda delle flag che date al compilatore. Quando compilate potete chiedere che gli offset siano considerati a 64 bit o a 32. Oggi si tende a usare gli offset a 64 bit,
Perché? Perché offset a 32 vuol dire limitare l'ampiezza massima del file a 4 giga, e oggi è facile avere file più grossi di 4, singoli file più grossi di 4 giga. Se non si mette l'offset a 64 non si riesce a gestire posizionamento diretto in file più grandi di 64 giga, nei 4 giga. Notate che questa è una system call o no? La risposta è sì e no. Se avete l'offset a 32 bit è una system call fatta così, quindi in realtà nel kernel, se avete un kernel a 32 bit ne avete due di LSIC, una che è quella a 32 bit, questa. Quella 64 byte in realtà, come system call, si chiama LLSIC e ha i parametri diversi, non ha questi parametri. Perché? Perché se avete una macchina a 32 bit, un offset a 64 bit non ci sta nel registro. Quando passate i parametri del system call, mettete i parametri nei registri. Ora, un parametro a 64 bit in un registro da 32 non ci sta. Allora la chiamata LLSIC, che è la system call che voi non userete mai se non fate, se non dovete implementare cose nel kernel per cui lo vedete, o se non dovete è fatta in questo modo. Separa, vedete, la parte alta dell'offset e la parte bassa dell'offset, e poi vuole un indice di una variabile a 64 bit dove mette il valore attuale, la posizione attuale, perché anche per dare la risposta adesso sono a posizione X lo deve dare a 64 bit. Se voi mettete come si chiama? Usiamo Google. O se no potrei andare su un altro, usiamo Google, dai. Va Google. Completamente, lo fa anche a voi che vi sposta la posizione di scrittura. È veramente demenziale. Uno che scrive scopre che aveva scritto tutti i pezzi. Non... No, allora non uso questo. No, casco sempre. Allora, non uso questo, uso un'altra tecnica, vado devo solo cercare come si chiama la variabile.
quello che fa è, vedete, file of clips 64 e immediatamente il vostro programma viene convertito a usare. Voi chiamate sempre la lsic, ovviamente l'avrete scritta scrivendo off-t come tipo, non l'avete scritta scrivendo int, long o quello che volete, e quindi lui converte il tipo a 64 e invece di chiamare la system call a 32 fa la conversione automaticamente e chiama quella a 64, ok? Quindi se volete usare il file anti dovete usare quello. Se vi interessa quella definizione di GNU source, aggiunge altre definizioni comode per varie funzionalità. Allora, però rende gli eseguibili portabili solo con sistemi. Ecco, LSX serve per posizionarsi. Il primo parametro è il descrittore, il secondo è la posizione, il terzo parametro dice qual è il punto di partenza. Potete dire, questo l'abbiamo visto anche con l'FSync, potete dire dalla posizione corrente, dall'inizio del file o dalla fine del file. LSync ha un'altra particolarità che infatti ha creato non pochi problemi, è l'unica system call che restituisce un valore che può essere negativo, può essere coerente anche se negativo. In particolare, se restituisce meno 1 è un errore, se no, se avete un file da più di 2 giga e vi restituisce normalmente la posizione, quindi se avete un file fino a 2 giga la posizione è positiva, se avete un file da 3 giga utilizza tutto quello che può della rappresentazione togliendo il meno 1 che viene riservato all'errore. Chi è che mi cerca? Bene. Mi dicono che domani vendo la Bologna. Sì. E quindi esplicitamente il messaggio mi invitava ad andare a parlare. Sì. Per quello che ha fatto con la convenzione di oggi sarà firmato meno. Che altro oggi stiamo aspettando per sapere cosa sta facendo il Parlamento, perché sta discutendo di cose che ci riguardano in prima persona. No? Avete notizie? Io l'ultima, prima di venire qua, ovviamente ho dato un'occhiata al web e ancora non mi diceva nulla. Allora, read serve per leggere i dati, legge una sequenza di n byte dalla posizione corrente o massimo n byte dalla posizione corrente, le mette nel buffer e restituisce l'ampiezza del dato letto. Quindi, se avevo abbastanza byte per riempire tutto il buffer, restituirà n byte, ma può restituire anche un numero minore di n byte. Non restituisce mai 0 se non in caso di terminazione del file. Quindi se voi con read trovate 0 vuol dire che è finito il file. Infatti anche nel caso, vi ricordate che avevamo la open non bloccante? Nel caso di open non bloccante, se deve dire non ci sono dati disponibili, non vi restituisce 0, vi restituisce meno 1 e il codice d'errore dice dati non disponibili. Se è 0 è finito il file, è stato chiuso. Se è un file su disco vuol dire fine file. Se invece ad esempio è un canale di comunicazione e ricevete 0 vuol dire che dall'altro estremo hanno chiuso il canale.
Quella è la fine del file nel canale. Write è la stessa cosa. In questo caso è più raro che anche qui il numero che viene restituito è il numero dei caratteri effettivamente scritti, meno uno in caso d'errore. Vi dicevo, è più raro che non venga scritto l'intero buffer. Se avete un file, questo può succedere solo se avete raggiunto la capacità del device. Quindi avete un disco, vi rimanevano 100 byte, ne avete scritti 200, vi restituisce, guarda, ne ho scritti 100, gli altri 100 non ci stanno. In un canale può succedere che ne possa mandare meno per vari motivi, congestione di comunicazione o altro. Bello questo. Facciamo ancora questo, poi facciamo 5 minuti di pausa. Seek e hold. Per cortesia ti sposti di 0 byte dalla posizione corrente. Uno dice, ma che cosa ti serve una cosa del genere? Non fa niente. No, una cosa fa, restituisce in uscita la posizione corrente, e quindi serve per leggere la posizione corrente. E se io faccio punto barra a punto out, mi dice cannot seek, perché cos'è lo standard input? Lo standard input in questo momento è il terminale. Non è che potete dire al terminale non mi piace mica l'input che hai dato, torniamo tra input far, no? Che ovviamente è un dialogo. Se io ci faccio, che ne so, punto barra a punto out minore seek.c, a questo punto il suo input è il file, e a questo punto sul file può fare seek. Andiamo a vedere l'altro. Notate, a vbuffer, uno con le prime 10 lettere dell'alfabeto minuscole, dice, cosa facciamo? Apriamo il file, qui addirittura è stato usato la CREAT, e per essere prolissi sono stati usati i nomi dei bit accendi. Di solito nessuno fa così. Di solito si scrive CREAT, sì, CREAT neanche, uno scrive open, e quello con ho creato o trunk write only, e poi scrive in questo caso 0644, perché quello è 0644. L'utente può leggere e scrivere, possono leggere, può leggere il gruppo, possono leggere gli altri. Poi cosa fa? E qui viene il bello di questo codice: scrive 10 caratteri, poi salta alla posizione 40, ma dice, ma era vuoto, ho scritto 10 caratteri, non c'è la 40. Non importa, io salto alla 40 e scrivo altri 10 caratteri. Ok?
è inventato da cani. Allora adesso faccio un barbatrucco, se faccio uguale così, miracolo, viene inventato bene tutto. Vi hai? L'edito della bestia, vi hai, no? Allora, quindi vedete, 10 salta 40, quindi se io adesso continuo ho un po' di ci preoccupiamo, diciamo che gli prende 60 pip e adesso è felice beato. Non mi ricordo come si chiama il file si chiama file.call, quindi se adesso faccio punto vado a punto out, non fa niente, ma se vado a fare cat file.call, ma no, andiamo a vedere per bene, ho soltanto chips file.call, perché non ho preso? Perché meno chips, perché se no in Italia si fa un po' fatica a leggere, ma mi spiego perché qua ci deve stare meno, ci sta uguale. Ok, vedete? A parte i primi 10 caratteri, le parti che abbiamo saltato nel file senza scrivere vengono lette a zero. E poi, quindi abbiamo fatto un file col buco. Attenzione, ora mi diverto e invece di scrivere 40, scrivo, va bene? Quante sono? 400.000? 400 milioni? 40 milioni. 400 milioni. È 400 milioni e 10 caratteri, perché mi sono fermato, ho scritto 10 caratteri. Se io faccio metto un po' perché sta scorrendo l'intero file, però quello è un'abbreviazione che fa, evita di scrivere tante righe uguali, dice e così via fino a, però è solo 16 blocchi il file, perché qua Unix, se voi saltate dei pezzi, non alloca le aree dati, li lascia vuoti. Poi andremo a vedere quando faremo la parte del file system come è fatto l'allocazione, però sappiate che il file è veramente col buco. Quando voi leggete, nella lettura, se siete in una parte che non è allocata, ha di default di dirvi è zero. Quindi ricrea lo zero che non esiste realmente su disco. Questo è molto comodo. Attenti però, mi salto il pulpo. È furbo, però se faccio una cosa tipo cat file.all maggiore file2.all, anch'io voglio andare nel cat
casa. Se fate questo, ecco che il file 2.0 è 319.000 blocchi, perché quando l'avete copiato, la copia prende fuori anche, ricrea anche i pezzi vuoti. Vi dico ancora, su questo dove si usa? Per esempio, se, non so se vi è mai capitato di avere un file core, vi ho detto, quando un programma termina in maniera normale, viene creato il file core, che è l'ultima immagine di memoria, lo snapshot della memoria prima di terminare, che serve per andare col debugger a vedere cosa era successo. Ora ovviamente non è che vedete che è un file enorme, però non è che tutta la memoria era stata allocata, e quindi in realtà questo file enorme è un contenitore e dentro ci sono solo le parti che il vostro programma utilizzava. Oppure viene utilizzato nelle macchine virtuali per i meccanismi di copy and write, cioè avete un file system che è in sola lettura e avete file system in immagine, un file che rappresenta un file system, e avete un altro file dove registrate solo le variazioni. Anche questo, per comodità, è un file che ha la stessa dimensione del disco, ma dove sono allocate solo le cose che avete cambiato, ok? È l'ora di fare una pausa di 5 minuti. Sì. Ok. Ah, questo è interessante. Proviamo questo programma che si chiama mycat.c. Ci sono tanti modi per fare una copia di file. Questo è l'altro modo di fare la copia di file con la system call. Vedete che c'è, finché si apre un file in input, si apre l'altro in output, finché la lettura non dà zero, si continua a leggere e si scrive, e come ampiezza del buffer da scrivere si usa il parametro che è stato ritornato dalla read. Di fatto, se copiate un file avrete tutte le letture tranne l'ultima che vi riempie il buffer. L'ultima potrà essere incompleta, ma scrivete il numero di caratteri pari all'ultima. Ora, qui è stato usato un buffer da 8k. La domanda dice: ma qual è il valore giusto dell'ampiezza del buffer? È ovvio che se io metto un buffer piccolo ho un sacco di cicli, se metto un buffer grande fa pochi cicli, occupo più memoria. Ma aumentando l'ampiezza del buffer, l'aumento di prestazione è sempre determinante? Allora, sono stati fatti un po' di prove e si ottiene questo. Questo è un esempio vecchissimo, ma non è mai aggiornato. 1468 su 102 è un numero magico, sono i 1440k che è l'ampiezza di ciò che stava in un floppy. Allora, abbiamo copiato un floppy, abbiamo messo l'immagine in floppy sul disk ed era il nostro campione. Notate, con la macchina dell'epoca, ma dovete scalare, cambia solo l'ordine di grandezza, ma l'idea è la stessa, come cala il tempo a seconda dell'ampiezza. Cala praticamente fino a 8k, sopra 8k non cambia più. Perché? Perché sì, è vero che fa meno cicli, ma sono solo cicli di chiamate al system call. Perché poi
l'accesso fisico al disco viene fatto a livello di blocco, quindi il numero di accessi fisici al disco non è che potete cambiarlo. Se dovete leggere, anche quando fate una read da 100k, non è che sia un'operazione da 100k, dentro il kernel lo separa in tante operazioni da un blocco, quindi andare molto oltre l'ampiezza del blocco non ha senso. Vedete che il grosso lo ottenete fino a un k di privilegio, poi potete ottenere qualcosa di più perché riducete il numero di cicli, poi basta. Quindi 8k è un buon numero di dati. File sharing, condivisione dei file tra più processi. Abbiamo visto che i file aperti hanno due strutture dati, una struttura dati che è la tabella dei descrittori dei file all'interno del process control block, quello che dice file 1 è questo, il file 2 è quell'altro e così via. Poi c'è la tabella dei file aperti, dove c'è l'offset, e poi c'è la tabella dei vnode, che sono le copie delle informazioni del singolo file. Ok, cosa contiene il node? Contiene informazioni sul tipo del file, puntatore, la funzione che offrono sul file e in molti casi l'inode del file. L'inode è nei file system tipo Unix, è quel record sul file system, proprio sul disco, che identifica il file. Lì dentro ci sono scritte informazioni come l'ampiezza, il proprietario, la data dell'ultimo accesso, e poi ci sono le informazioni che vedremo sono dei puntatori ai vari pezzi del file, perché oltre il file, oltre ad avere un'identità, un'ampiezza e così via, ha anche i suoi dati, quindi da questo identificatore del file bisogna accedere ai dati. Attenzione, una cosa importante: nell'inode non c'è il nome del file. Il nome del file non è messo nell'inode, perché il nome del file nei sistemi tipo Unix è nella directory. Se voi avete un file che ha più nomi, voi avete più nomi che puntano allo stesso inode. Quando fate un link fra file, link non simbolico, quello ln, ottenete più nomi che puntano allo stesso file. L'inode è condiviso e più elementi directory indicano lo stesso file. Quindi quello, l'inode dà l'identità al file, perché che il file sia quello vuol dire lo si sa perché è quella inode, ma l'identità non corrisponde al nome. Ok. Quindi la situazione, cioè, il grafico, eccolo, il nostro processo aperto due file, questa è la situazione standard. Il descrittore 3 ha un file aperto, il descrittore dove c'è l'offset e punta a un node, e là c'è la tabella del node. Quando vi ha parlato del node c'è anche scritto, ci sono le puntatori a una struttura dove sono le funzioni per operare su quel file. Eh sì, perché un affare che appare come un file può avere delle funzioni diversissime. Come si fa la read, come si fa la write? Dipende da che cos'è realmente quel file, perché se quel file è un, se quel file attaccato a quel descrittore è veramente un file, si fa in un modo, se invece è un socket si fa in un altro. Però dal punto di vista del processo voi non ve ne accorgete, voi fate write e poi pensa lui a fare quello che bisogna fare per quel descrittore. Se due processi condividono lo stesso file, la situazione è questa.
due processi indipendentemente aprono il file, ognuno avrà il suo ovviamente elemento nella tabella degli ispettori, avrà il suo elemento nella tabella dei file aperti, ma condivideranno il VNode perché stanno adoperando lo stesso file. Quindi significa che ognuno ha il suo punto di accesso, ma per esempio l'informazione ampiezza del file è condivisa. Alla conclusione del mio write l'offset viene incrementato, se l'offset è maggiore della dimensione viene aggiornata la dimensione. LSIC, ecco, LSIC cambia solamente l'offset, non cambia la pièce. Quindi avete in mente l'esempio di prima del file col buco? Se io facevo LSIC 400 milioni e poi non scrivevo, il file mi rimaneva di 10 byte, perché non importa se ho fatto LSIC là, se non scrivo nulla non ho quella pièce. In realtà c'è un modo per fare file vuoti di ampiezza predeterminata, ma non si fa così. È possibile che più file del sito siano associati a una singola elemento di tabella dei file aperto. Esistono dei flag associati alla tabella dei file aperti, altri associati a curamento della tabella del settore e altro al file. Andiamo a vedere che con gli esempi si vede meglio. Esiste una chiamata, esistono due chiamate, anzi adesso esistono anche tre, che si chiamano 4, cioè con te non me ne ricordo tante, che servono per fare la duplicazione dei file. Ok? Cosa significa fare la duplicazione? Significa che io uso due descrittori per lo stesso file. Due descrittori per lo stesso file significa che ho due descrittori che mi puntano allo stesso elemento di file aperti. Uno dice, ma che cosa te ne fai di una cosa del genere? Se hai bisogno di accedere con due descrittori, lo puoi aprire due volte. No, perché avrai due offset diversi. Ma se sei sempre tu quello che accedi, sei il processo, il fatto di poter chiamare un file con descrittore 2 e descrittore 3, che cosa te ne fai? Se è il 2 è il 2, se è il 3 è il 3. Però uno potrebbe per esempio avere un file aperto e avere un altro file aperto che si chiama 1 standard output. Allora uno dice, ma chiudo il file 1 e duplico l'altro file come 1. Allora cosa significa? Tutti i programmi che prevedono di scrivere su standard output, in realtà sul descrittore 1 si troveranno questo nuovo file. Il risultato si chiama ridirezione. Quindi questo è il metodo per fare le ridirezioni. La dup è quella storica. La dup duplica un descrittore e usa il minimo descrittore attualmente inutilizzato. Storicamente Kernighan Pike l'aveva disegnato in questo modo. Vogliamo duplicare standard output, chiudiamo uno e poi facciamo dup del file. Il descrittore più basso, minore, minimo inutilizzato sarà 1 e quindi viene usato quello. Peccato che i sistemi moderni siano multithreading e quindi non sento l'azione atomica, chiudi e faccio dup, può darsi che qualcuno gli freghi il descrittore 1 prima di poterlo usare. Allora hanno fatto la dup 2. La dup 2 dice, mi duplichi questo descrittore in quello, se quello dove voglio metterlo è aperto prima lo chiudi, e tutte queste cose lo fai in maniera atomica. Poi non contenti, perché il mondo è bello, perché vario,
quando dico 4 non è che me ne invento. Tramite questa chiamata Fire Control ne hanno fatto una chiamata, un attack che fa il dup, oppure non so se l'hanno già messo nel 5, c'è la dup 2 e la dup 3. Cosa cambia la dup 2 e la dup 3? Lo vediamo. No, la dup 2 è quella che avevo visto ora, la dup 3 è quella, quindi 4. La dup 3 ha i flag in più, quindi uno può fare l'applicazione e può mettere il close on exec. No, comunque l'idea è duplicare e sale per la direzione. Va bene. Fare flat sull'atomicità, se fate lsync, secant e write e avete un sistema multithreading, oppure padre e figlio, oppure due file che in un sistema multithreading che sono in duplicazione, può darsi che si sovrascrivano gli output, perché quello che avete è che non sono atomiche le cose. Ecco qui il file control, cambia delle proprietà del file aperto, può fare la duplicazione, può cambiare le flag e può fare locking. Ecco, giusto per avere ancora un'altra definizione, questa duplicazione prende il descrittore disponibile, che è il minimo a partire da un numero dato. Cioè, qui è solo per motivi storici. Ecco la set fd fl, set fl e get fl. Perché get fd? C'è un errore di stampa? No, get fd. Fd sono i flag associati al descrittore, e l'unico che attualmente utilizzato è il close on exec. Quindi con questo si può accendere o spegnere il close on exec, e con la get si può guardare se è acceso. Invece con l'altro si può vedere con il get fl se fai l'aperto in lettura, scrittura, in append mode e così via. Notate che talvolta un processo si trova un file aperto che non ha aperto lui, perché vi ricordate che con l'exec si ereditano i file aperti. Quindi un processo si trova un file aperto e magari deve capire se chi l'ha aperto in lettura, scrittura o come. Linux non consente per un file aperto di cambiare, consente di leggerlo, ma non consente di cambiare lettura, scrittura, cioè se l'avete aperto in solo scrittura, no, non accetta la set FL dicendo no, adesso cambia in sola lettura, dovete chiudere e riaprire. OSINC richiede che le write siano, di solito, anche se la write è una system call,
In molti sistemi si preferisce fingere che l'operazione sia stata fatta e la si fa appena possibile, perché facendo così, oppure si mette in buffer, facendo così il processo va avanti più rapidamente. Talvolta questo vi dà fastidio, perché ad esempio siete in un database, volete garantire l'atomicità della transazione e non potete fidarvi del buffer, poi manca la corrente, voi avete detto al vostro applicativo tranquillo, l'operazione è stata registrata, e invece non è vero. Se chiedete OSINT, forzate, chiedete che veramente la certezza che sia stata portata su disco prima che la chiamata torni. Ovviamente rallentate l'esecuzione. IO control, che è scritto come nel titolo, è sbagliata la slide sotto, è l'asso pigliatutto. Quando avete un device, il device appare come un file di tipo speciale, quindi se andate in tutti questi file, per esempio .dsp, vedete che è un file speciale di tipo carattere, oppure questi altri sono di tipo a blocchi, non ne vedo qui, B, e notate che invece della lunghezza del file, come negli altri file, qua è indicato, per indicare due numeri, questi due numeri in realtà nel disco qua c'è solo questo, non c'è nient'altro, e serve solo per dare un nome a questi due numeri. Quello che interessa a Kerry sono i due numeri, non interessa il nome. Se voi in qualsiasi altro punto del file system create, ovviamente dovete essere root per farlo, ma create un altro file speciale che sia 14.3, voi lo potete usare per accedere al DSP. Ok? Ora però, cosa significa accedere a un DSP? Digital Signal Processor. Non è che deve, va bene, se uno gli deve dare dei dati, può fingere che sia un file e quindi fa delle write, ma molto spesso l'interazione con un device è diversa, è più complessa. Per esempio abbiamo un'unità nastri, leggo i dati, bene, ad un certo punto devo dire riavvolgo il nastro, e come glielo dico? No? Ad un certo punto ho l'audio, devo dire alza il volume. Per tutte queste cose, quindi per tutto il resto, c'è IO control, che non ha nessun, non è una carta di credito. E vediamo se questa è una lista di tag che si possono dare al control. Notate la frase in fondo, this list is very incomplete. Sarà molto incompleta, ma non è banale. Ecco, per esempio, guardate, sound mix right mute, quello serve per mettere muto una scheda audio, e così vabbè, ce ne sono tanti altri, vediamo se troviamo qualcosa.
Notate tra l'altro che di fianco c'è il tipo del parametro che viene passato, perché ogni comando corrisponde a un parametro e il parametro dipende da ciò che si dice. Quindi ogni comando dovete andare a vedere quale parametro vuole per operare. Questa chiamata fatta così diventa un assopigliatutto, perché tutto ciò che non riusciamo a fare con la come si dice, con la sintassi di read e write sui device la facciamo con questa. E qui dipende ovviamente dal device che considerate, andare a vedere quali sono gli I/O control ai quali è capace di rispondere. Quindi vedete che è il descrittore, la richiesta, e qui ci sono i puntini, ma non ha quattro commenti, ne ha uno o zero. Uno, e se deve passare tanti dati, è un puntatore alla struttura. Ma dipende dal tipo di operazione che volete fare. FSync fa il flash dei dati pufferizzati. Chiamata fondamentale, select, in realtà sono quattro le chiamate, evitando quelle nuovissime dell'ultimo ora, sono quattro le chiamate fondamentali di questa categoria. Select, poll, pselect, ppoll. Queste quattro chiamate hanno lo scopo di poter attendere degli eventi da molti descrittori contemporaneamente. Se voi avete in mente che ieri direi abbiamo parlato di thread, vi ho detto eravamo di là in aula M1 e vi ho detto il browser non multithreading ha un main event loop e deve attendere un input, ma poi l'input può venire qui, lì o là, e quindi se sono diverse finestre potreste avere diversi descrittori. E come fa un processo ad attendere su n descrittori? Se fa la read sul primo attende i dati da primo e se poi l'input arriva dal secondo, allora si usano queste chiamate che consentono di dare un elenco di descrittori e di dire per ogni descrittore cosa sto aspettando. La chiamata si sbloccherà non appena avviene uno degli eventi che aspettate. Quella storica è la select ed è piuttosto scomoda. La select prevede tre insiemi di descrittori più un timeout, un'indicazione di un timeout. Voi riempite questi insiemi e nel primo insieme mettete i descrittori da cui state aspettando di poter leggere. Nel secondo insieme mettete i descrittori su cui state aspettando di poter scrivere. Nel terzo insieme mettete i descrittori su cui state aspettando degli eventi eccezionali. Che cos'è un evento eccezionale? Per esempio mi viene in mente le trasmissioni out of band, li avete visti in reti? Se voi avete una comunicazione, una connessione TCP, vuol dire che in questa comunicazione
Voi avete un bello stemma ordinato, senza buchi, se manca un pacchetto viene preso il pacchetto, ma se avete una comunicazione, se è come una pipeline, una catena di montaggio, mentre il mittente sta trasmettendo il dato numero, il byte 10.000, il ricevente è ancora al byte 100, perché i byte sono in mezzo nei vari buffer in giro, nelle finestre che stanno viaggiando. Ponete che ad un certo punto uno dice: no, ho sbagliato tutto, CTRL C. Ora, se quell'informazione blocca tutto, andasse insieme ai dati, arriverebbe tardi, perché prima dovrebbe svuotare tutte le cose, fare un sacco di lavoro e poi dice: no, abbiamo scherzato. E invece la si manda con un'opzione che dice autoband, cioè questa è un'informazione che non fa tutte le finestre, ma questa va diretta, perché deve superare la fila. È un po' la corsia d'emergenza dei pacchetti di rete, dove se anche è ingolfata l'autostrada, l'ambulanza, sperando che non ci siano sempre quei deficienti, quelli sì che si meriterebbero di ricevere una sospensione perenne della patente. L'ambulanza deve prendere la sua corsia preferenziale e andare dove deve andare. Così CTRL-C prende la corsia preferenziale e va dall'altra parte. Anche il programma che sta aspettando i dati non li riceve come dati normali, ma gli viene detto, gli viene sbloccato per l'altro motivo. Stai attento, c'è un dato eccezionale in arrivo. Ok, time out potete mettere lì, lo studieremo dopo. Ci sono tre modi per rappresentare il tempo in Unix. Uno è il tempo classico, in secondi dal 1 gennaio 1970, però ha una granularità troppo grossa per molte cose. Allora hanno inventato il time val, che ha due campi, che è uno in secondi e uno in microsecondi. Poi è arrivato qualcuno a dire: ma sei stupido? Scusami, tu hai due campi che sono dei 32 bit, perché nel secondo campo ti limiti ai microsecondi? Non è che ci stia solo fino a un milione, ci può stare anche un miliardo. E quindi hanno fatto il time fetch, che è secondi e nanosecondi, ok? Solo che le chiamate, a seconda dell'epoca in cui l'hanno fatte, hanno time value, time fetch, e non le potete violentare, perché se gli spazzate, nel kernel si aspetta il parametro così, se cambiate il parametro saltano tutti i programmi esistenti. Ok, quindi questa è stata la prima. Come si fa a inserire i dati in quegli insiemi? Ci sono delle macro. Lei non lo fa vedere adesso. Ci sono delle macro che consentono di definire l'insieme di descrittori vuoti, di inserire i descrittori e così via. Ok, N che cos'è? Anche questo è veramente scomodo. N è il numero massimo di descrittore che voi avete inserito all'interno degli insiemi. Se li avete nei vari insiemi, in 1, 3, 5, 7, 100, N deve essere 101, uno in più. Serve perché, se andate a vedere il kernel, ci sono dei for che controllano tutti i descrittori, e allora serve il limite del tempo. Altra cosa, quando il time val, se è positivo indica che dovete aspettare quel tempo.
Quindi se non succedono eventi entro quel time out, si sblocca lo stesso. Se è zero, vuol dire che non volete aspettare, quindi se non ci sono eventi esce subito. Se è, se è negativo, attendete, oppure in questo caso nulla, nulla, attendete per l'eternità. È negativo nell'altra chiamata. Quei tre insiemi all'uscita, in quei tre insiemi rimangono accesi solo i bit dei descrittori dove è avvenuto qualcosa, ok? E quindi voi dite: voglio aspettare in input da questo, questo e quell'altro. In uscita vi dice quanti descrittori hanno qualcosa da fare, quindi se è successo che il 2 potete leggere vi risponde 2. Poi andando a scandire l'insieme dite: ah sì, è questo e quello. È scomodissimo, perché se voi avete un loop in cui vorrete aspettare attività da descrittori, tutte le volte la chiamata vi distrugge gli insiemi e prima di poterla richiamare dovete ricrearli. Quindi è scomodo. La chiamata da questo si è passata alla chiamata che è più comoda, che si chiama poll. Lo scopo è la stessa cosa. Poll, vedete, ha una sintassi molto più pulita. Invece di avere tutti questi insieme, voi fate semplicemente un vettore di elementi fatti così. In ogni elemento dite: da questo descrittore aspetto questi eventi. E il terzo campo viene compilato da Paul stesso in uscita dicendo: guarda, è successo questo. Quindi se voi fate un loop non dovete tutte le volte ricostruirlo, perché i primi due campi rimangono invariati. Tutte le volte vi viene messo nel terzo l'indicazione di quali descrittori hanno avuto eventi. Il timeout in poll, giusto per mettere una cosa in più, è millisecondi stavolta, quindi abbiamo secondi, millisecondi, microsecondi e nanosecondi. Però è il chiotto quello. È più comodo. Adesso esiste la pipoll e la pselect. Guardiamo solo la pipoll. La pipoll estende ancora la poll e intanto vedete che avete sempre lo stesso FDS. NFDS è la lunghezza di questo vettore, quanti descrittori avete. Poi avete time space, quindi al nanosecondo, e in più avete una maschera dei segnali. Quindi il bello della pipoll è che potete aspettare contemporaneamente un timeout, attività sul file system oppure l'arrivo di un segnale, e che aspettate tutte e tre le cose contemporaneamente. E infatti è la chiamata cioè da un po' di tempo nella libc, ma in realtà prima era emulata e aveva un sacco di guai. Direi che siano solo 4 anni che c'è veramente nel kernel. Infatti mi ricordo che io dovevo scrivere i programmi in duplice versione. Avevo la versione, avevo l'automake, gli autotool che andavano a vedere questa macchina ha nel kernel pipoll o no. Se aveva pipoll metteva la lifedef e usavo la versione con pipoll, se invece non ce l'avevo usavo le altre chiamate. Infatti c'era ancora, a dire il vero, lo guardavo l'altro giorno e sto pensando proprio adesso di eliminare quella parte di codice, perché se uno ha la macchina e non ha aggiornato il kernel da 5 anni, sapete come dicono gli americani? Sfiga, no? Allora, funzioni atomiche. Non avete una domanda, Berlina? No, dai.
Niente, facciamo mezz'ora di lo scriverò che ho fatto mezz'ora in meno oggi sul registro. Facciamo una buona di mezz'ora perché sennò diventa troppo pesante per me e per voi. Avete domande, curiosità, qualcosa? I gruppi li avete messi a posto? Spero di sì. Adesso non ho avuto tempo di ieri, adesso guardo, gli avevo dato 48 ore, scadevano oggi, no? Adesso guardo se avete messo a posto le cose. Lunedì prossimo devo essere a Torino per una conferenza e la conferenza finisce alle 18.30. Io non so, sembra che dopo un certo orario sparisca il treno da Torino a Bologna. Ho guardato se perde quello delle 18.25, quello dopo alle 4 del mattino. Infatti stavo pensando se è il caso di dormire a Torino e tornare la mattina a Bologna, ma in tal caso temo di non riuscire a fare la lezione di martedì mattina. Comunque entro stasera, controllo la situazione, domani vi dico come faccio. Volete fare 4 ore di fila? Cioè potremmo martedì spostarlo nella seconda slot. No, perché il treno, quello del mattino 8 e rotti, arriverebbe alle 10:10 in stazione, quindi potrebbe essere perfetto per arrivare alle 10:30. Tipo commesso viaggiatore con la gente, ma non importa nulla, venire, sì, questa può essere un'ottima ipotesi, la valuto domani che con Serena, che nessun altro collega abbia prenotato già l'aula, questo lo devo sentire, questa è una bella ipotesi, non lo più, con le 4 ore, infatti mia moglie mi ha scritto sempre, a parte che lei vuole fare un master di convivenza con informatici e dice che è molto esperta e poi dice che non dovrei mai fare slot di lezione da 3 ore perché lei stessa non riuscirebbe a starmi a sentire per 3 ore a fila, quindi avete tutta la comprensione di mia moglie, l'ho fatto. Se volete un giorno vi porto direttamente la moglie così. L'anno scorso negli appelli estivi è capitato di utilizzare in 2 scritti mio figlio per dargli i testi dei compiti d'esame. È a casa da scuola e mi viene a dare una mano. Quindi può darsi che conosciate. Ho 3 figli, 17, 15 anni, sono 2 ragazzi e 10 anni. Un giovane ragazzo e così le ragazze fanno tutte e 2 liceo scientifico in 2 licei scientifici diversi della città, perché la seconda ha detto io non voglio continuare ad essere la sorella di, faccio il liceo ma in un'altra scuola, il piccolo fa la scuola media. Ha una particolarità, il tavolo lo uso per i giochi, i compiti si fanno per terra, non ho capito perché, però funziona perché fa tutto in 5 minuti e le valutazioni sono altissime, quindi vuol dire che funziona, provate anche voi. Va bene, ci vediamo allora.